nessuno ci dice nulla. E questa, la mia situazione è simile, uguale a quella di tutte le persone che si trovano qui sulla costa, che sono sistemate sia negli alberghi sia nelle residenze o nei piccoli appartamenti. L'unica cosa che si sa al momento, diciamo come novità abbastanza rilevante, è il fatto che tra 4 mesi circa, quindi nel 2010, si ricominceranno a pagare le tasse, e questo non è certo un bel modo per far riprendere l'economia della nostra regione. Se facciamo, se pensiamo che in Umbria, per esempio, non solo le tasse sono state sospese per non so adesso esattamente per quanto tempo, ma si parla di almeno un paio d'anni, però oltre a questa sospensione c'è stata una decurtazione del 40%, per cui invece gli abruzzesi dovranno restituire in toto tutto quello che non hanno pagato finora. Quindi questo non so se è dovuto, diciamo, a chi governa, oppure al fatto che siamo antropologicamente diversi dagli umbri, insomma, questa è una battuta ovviamente. Ascolta, quindi mi stai praticamente, vabbè, questo già bastava volerlo leggere, si leggeva che praticamente fra 120 c'è stata abbastanza polemica sul discorso che gli abruzzesi devono pagare le tasse, ma di fatto cambia solo che fra 120 giorni saremo appunto da capo, quindi vi ritroverete con tutte le tasse da pagare. Sì, esatto. Ma questo è lo stesso discorso, diciamo, che c'è stato per il decreto, che avevano inizialmente, Berlusconi aveva detto che avrebbe accettato le modifiche, poi dopo, subito dopo invece le elezioni, hanno bocciato tutti gli emendamenti dei sindaci. Vorrei anche dire che l'opposizione ha presentato all'epoca inizialmente 500 emendamenti per cercare di procrastinare o quantomeno per allungare i tempi dell'approvazione del decreto. In realtà, quando si è trattato di andare al dunque, ne ha ritirati più della metà l'opposizione. Quindi non so, questo mi sembra comunque un gioco delle parti abbastanza concordato. Per cui gli abruzzesi, chi ci rimette in questo caso sono gli abruzzesi terremotati, gli aquilani e tutti quelli che sono stati colpiti. Sì. In questo periodo, dopo lì, diciamo, con il caldo, la situazione non è per niente piacevole, le persone anziane stanno malissimo, nonostante ci siano i condizionatori, sono finalmente arrivati, però puoi capire bene che non si può passare l'intera giornata in una tenda con il condizionatore. Guarda, scusa, sì, stamattina è notizia, non so se l'hai letto su Repubblica, che dice che praticamente per fine settembre sono solo 3.000 le persone che andranno in queste case antisismiche, e forse 11.000 per fine anno, ma ne rimangono sempre più di 30.000 tra la costa e le tendopoli. Tu dalle tendopoli che notizie hai? In effetti stanno, una delle ultime notizie è anche quella che vogliono fare un censimento, perché sembra che ancora non sappiano con esattezza quante siano le persone che in realtà hanno bisogno di questi alloggi, di questi loculi li chiamano, perché pensate che per una famiglia di due persone il loculo di destinazione è di circa 35 metri quadrati. Ora non bastano le case, perché non sono per tutti, ma non saranno pronte neanche per settembre. All'Aquila già dai primi di settembre fa molto molto freddo, di notte le temperature possono scendere anche sotto lo zero a fine settembre, per cui la situazione non è per niente, si prospetta una situazione risolutiva, diciamo, in questo senso. Quello che io voglio aggiungere è un'altra cosa, cioè mi piacerebbe sentire i miei concittadini incazzarsi un po' di più. Finora non c'è stato non dico una ribellione, ma quantomeno una presa di posizione concreta e reale rispetto alle posizioni che il governo ha preso. Io penso che a questo punto tocchi agli aquilani dire qualcosa e cominciare a alzare la voce. Ma guarda, io, come tu sai, ero al G8 all'Aquila, alla manifestazione, sinceramente, levando qualcheduno dell'Aquila, la presenza è stata piuttosto scarsa, anche perché lì non si manifestava solo contro il G8, ma si manifestava anche per denunciare questa
questa falsa informazione che hanno fatto passare che tutto a posto, tutto va bene, tutto è perfetto, invece poi sappiamo che nella realtà non è così. Ma perché vedi Paolo, i comitati che sono sorti, che poi si sono dissociati dalla manifestazione del G8, l'hanno fatto sostanzialmente perché non sono comitati che si occupano dell'interesse dei cittadini, sono comitati che stanno creando consenso politico-elettorale intorno a un dramma di tutti i cittadini, perché al loro interno hanno esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione, per cui pur di non perdere il consenso da parte di chi magari non era d'accordo di manifestare in quell'occasione, hanno deciso di non andare perché si dissociavano dai facinorosi del G8, che poi abbiamo visto che la manifestazione è stata pacifica, assolutamente gestita in maniera ottimale dai comitati di Banca e Cobas. Il dramma del dramma è che i comitati. E parlo adesso, mi riferisco al Comitato 332, che è uno dei più grandi che c'è in questo momento, insomma, che si occupa di queste cose. È un comitato che contiene al proprio interno vari rappresentanti politici, ma questo va benissimo. Il problema è che il comitato non deve essere fatto per creare consenso elettorale, ma per aiutare a risolvere o quantomeno vigilare sulla ricostruzione e gestire, diciamo, gli interessi dei cittadini, non dei politici. Certo, va bene Stefania, allora intanto Stefania Pace, ti ringraziamo, spero che integrerai ancora queste tue dichiarazioni, va Va bene? bene Paolo, grazie a voi.